Hey yo, what's good everyone? Benvenuti nel mio canale. Oggi faremo la reaction a Real Talk Extra, Lazza Freestyle. Sto Lazza. Ho già cercato l'altra volta, ho già fatto la reazione a 64 Bars. Quello probabilmente era un freestyle, però un freestyle scritto. Questo non so se è un freestyle improvvisato sul momento, oppure se è stato scritto e poi rappato in questa trasmissione. Non lo so ragazzi, ma quella canzone lì mi è piaciuta molto. Bei contenuti, flow, fotta, tutto quanto. Quindi ragazzi, non perdiamo troppo tempo, voglio farla subito, voglio guardare perché mi piace molto questo rap. Oddio, sti beat, oddio, spaccano una cifra, oddio, sono una cosa esagerata. Aspetta che abbasso, se non spacco le cuffie. Dai un po' di freestyle allora. Dai che l'aspetto. Aspetti. Yeah. Dai, allora. Yeah. Sneakers. Yeah. Oddio, gli danno le parole da fare freestyle. Oddio. Vabbè, sarà difficile impressionarmi perché sono abituato a sentire un altro rapper che si chiama Harry Mack. Rapper americano, questo va in giro per i parchi, la gente gli dice, tipo chiede le parole, non lo so, gli dicono tipo, che ne so, albero. Lui non è che ti fa una rima e dice, che ne so, che cavolo, ho visto un albero, cose così. No. Quello ti fa la rima tipo come è stato composto l'albero, tipo che cosa fa la gente sotto l'albero. Poi quando hanno smesso di dirgli parole, questo inizia a dire tutto quello che è, tipo che ne so, vede la maglietta, io c'ho i bottoni, questo ti fa una rima che ho la maglietta con i bottoni, tipo che ne so, ho le cuffie addosso, fa una rima che c'ho le cuffie, legge pure le scritte sulle magliette, questo, oddio, ditemi se volete che faccia una reaction, se non sapete bene l'inglese vi traduco io le rime migliori, non vi preoccupate, quello spacca troppo, ve lo dico, non ho mai visto nessuno fare freestyle in quella maniera, però dai, adesso torniamo al video qui. Yeah, mister Lazzino ti fa mille rime, si fa mille fighe, tu di sneakers pensavi le merendine, che cazzo me ne frega. Oddio, vedi, anche lui è bravo, così. Sul momento, perché uno magari dice sneakers, pensa tipo oh, c'ho le sneakers e ti dice il nome delle scarpe, la marca, invece lui è partito subito con le merendine, oddio, il cioccolato. C'ho il flow perché posso, frate, footlocker, io c'ho il tappeto rosso, cosa posso dirti frate spacca, dopo questa storia con il flow e doppia H, mister Lazzino te lo porta, senti quando rappa, quelli di footlocker sono a casa mia a guardare cosa manca, yeah, australopiteco, sai come funziona fratello, tu sembri scemo, che cazzo me ne frega, c'ho la storia che ti schiaccia, la tua tipa fra un australopiteco perché c'ha il pelo in faccia. Oddio. Oh mio Dio, no, oddio, no, vabbè, non è possibile, poi metti Chiellini a dargli le rime, oddio. Cosa posso dirti? Robe nuove, mister Lazzino con ste robe fuori dalle mode, che cazzo me ne frega, me ste rime muovile, ficco la tua donna frate automobile. Urla come Oliver, yeah, automobile, mobile, cazzo porto questa storia, sai com'è, tu provale, ehi, hey, lo sai come funziona, roba seria, c'ho una macchina figa, la Batmobile a me mi fa una sega, yeah, cosa posso dirti spacco, anche se ultimamente non fristo dal 2004, che cazzo me ne frega, sfondo casse, fatti un selfie col mio cazzo che ti sembra una foto Rizzo. Di classe, Rizzo, yeah. Una foto di classe! Fatti la sempre in quello cazzo sembra una foto di classe! Oddio! No, beh, questo è vero freestyle! Oddio! Questa roba spacca una cifra! Oddio, quando ti tirano parole, tu riesci a rimarle! Oddio! Sai che sei vero! Non sei fake! Hai per forza le barre, sei per forza un vero MC, dai. Presente o roba figa, selfie col mio cazzo che ti sembri
visto dal 2004. Che cazzo me ne frega, sfondo casse. Fatti un selfie col mio cazzo che ti sembra una foto Rizzo. Di classe. Rizzo, yeah, hai presente o roba figa? Rizzo, come il mio cazzo se c'è la mia tipa. Yeah, che cosa posso dirti, sono fresco. Vuoi farmi la rap reaction, reagisci a questo. Oddio, è veloce, eh? Veloce col cervello. Appena sente la parola sa già come connetterla. Però, vi dico, questo spacca perché non ho... Di altri rapper italiani che fanno freestyle in questa maniera, penso che ce ne siano pochi. Però, vi dico, quel rapper americano, vabbè, ma questo... Non puoi neanche confrontarlo, è tipo... Che ne so, è tipo mettere la Juventus, visto che sono juventino devo fare per forza questo paragone, è tipo mettere la Juventus in Serie C, cioè è ovvio che ne va a vincere tutte, magari ne può perdere uno o due, però no, non c'è storia. Ditemi se volete che faccia reaction, perché oddio, è una roba fuori dal normale, se vi piace il rap quello vi spacca di brutto. Fresco, vuoi farmi la rap reaction, reagisci a questo. Oh! No, aspetta. Yeah, hai presente o roba figa? Rizzo, come il mio cazzo se c'è la mia tipa. Yeah, che cosa posso dirti, sono fresco. Vuoi farmi la rap reaction, reagisci a questo. Ok. Tu l'hai chiesto, io l'ho fatta la reaction, quindi... You're welcome, Mr. Lazza. Yeah, scherzo frate, con il flow lazzino son testate. Cosa posso dirti, non ce n'è, sono testate come i giornali, fra, volete fottere testate. Calderone, con il flow Mr. Lazzino, Diego. Rap, fra, tu sei un coglione, il flow ti fa di brutto. Vuoi fare il calderone, la pozione, polisucco, fammi un po' li risucco. Come fossi Harry Potter, faccio girare i coglioni tipo Globetrotter. Porto questa storia, quando arrivo vai sicuro. Vuoi fare il maghetto, ma c'hai la bacchetta nel culo. Yeah, Mr. Lazzino, sai, faccio capodanno. Porto questa storia, frate, ti ribalto. Yeah, hai presente, lo rifanno. Io sto con quelli che il calcio te lo danno. Sai come funziona, frate, vai sicuro. Scegli, lo vuoi in faccia o lo vuoi nel culo. Se porto questa storia, non so che cazzo dirti. Ho roba crasta, io posso dirti basta. C'ho il flow di dirti orologio. Basta. Yeah, orologio come Ronaldinho, con il flow Mister Lazzino che ti fa il ghigno. Sai come funziona, fra, ne faccio tre. Il mio flow è troppo grosso, frate, un Audemars Piguet. Yeah, me lo vorrei comprare se faccio il cash o se faccio il Nogra. Soprattutto se faccio il Vobra. Hai presente, Vobra è bravo a Rio Contra. Fai il bravo, Vobra è bravo al contrario. Pianoforte. Devo anche spiegartela, pianoforte. Wow. Questa non è stata bella. Non era al contrario, ma era un anagramma. Però, oddio, cioè... Arrivare lì con sul momento, sul beat, stando a tempo, spaccando e rimando tutto così, non è facile, questo spacca di brutto. Aspetta che non ho sentito la parola. Vario contra, fai il bravo, Vobra è bravo al contrario. Pianoforte. Devo anche spiegartela, pianoforte, ce ne ho troppe. Lazzino a te ti suona pianoforte. Sai come funziona con il flow, roba grossa. Lazza per il cash ha sempre un piano come Mozart. Yeah, cosa posso dirti, voglio... Oh my god, Le punchlines! Ha sempre un piano come Mozart. Oh mio Dio! Queste sono quelle che piacciono, vero rap? Fare i soldi, quando droppi questi versi, frate, tu non fotti. Sai che la tua tipa, frate, quando al ciclo è come se c'è un ciclone in famiglia, la Massimo Boldi. Yeah! Io ti faccio queste rime, giusto per dirmi che fra non è un cazzo da dire. Hai presente con il flow, Lazzino è troppo fresco. Yeah, vuoi succhiare, fra, succhia questo. Yeah, laptop, quando arrivo Lazzino, fra, sono là al top. Yeah, porto questa storia, non ce n'è. Fresh metrico, Crash Bandicoot, ti chiudo in due come un Macintosh. Yeah, hai presente com'è? C'ho roba seria quando te ne droppo un paio con rap. Yeah, c'ho le robe, fra, e non si discute. Fai Biancaneve, ma dai un morso alla mela del tuo computer. Yeah. Oh my god, il finale. Fai Biancaneve, ma dai un morso alla mela del tuo computer! Oddio! Che dire, ragazzi, che dire? Ok, 64 bars, spaccava di brutto, però quello penso che era... Non era improvvisato come questo, penso che quello era tipo... Che ne so, un freestyle tipo gli hanno detto... Tieni, c'è questo beat, scrivi delle rime che spaccano, qualche punchline, vieni qui in stazione e la fai sul momento e spacca. Penso che era così quello. Ma questo
gli davano le parole e lui le metteva subito in rima. Oddio, questa è una cosa... E non era neanche male, perché il più delle volte, tipo, c'è qualche parola, devi continuare ad andare senza fermarti, andare. È assurdo, so fare un po' di freestyle pure io, ormai non penso neanche più, però lo facevo anch'io questa cosa, ma tipo certe parole dicevo due cazzate giusto per farle arrivare, non riuscivo a dare proprio un, come si dice, un senso compiuto come faceva lui. Qualche volta si perdeva, però dai, siamo tutti umani, dai, non è, nel complesso gli darei un 9.5. 10 non glielo do perché Harry Mack. Oddio. Cioè, se non avessi conosciuto quel rapper americano che andava per strada a far freestyle, gli davo 10, pure 10 più. Però dopo che ho visto quello, oddio, non... No. Però comunque questo spacca, ragazzi. Non c'è niente da dire. Big props, Lazza. E ha voluto che gli facessimo la reaction pure, quindi... Speriamo che la guarda, dia un like e si iscriva anche lui al canale, che faremo molte più reaction così. Quindi ragazzi, bella per il video, spero che continuate a darmi robe da guardare, perché queste spaccano. Se non me lo dicevate voi, io non seguivo più il rap italiano e mi perdevo questo tipo. Oddio, Lazza, non me lo dimentico più questo nome. Comunque ragazzi, siamo giunti alla fine. Spero che vi sia piaciuto il video, iscrivetevi al canale, fatemi sapere che cosa volete che faccia la reaction. Alla prossima, bella!